Buon pomeriggio e buon pranzo, visto che ci avviciniamo sempre di più alle ore 13 di venerdì 22 maggio 2020. Come vi avevo promesso ieri, oggi con qualche giorno di distanza vado a recensire l'ultima puntata di Impact Wrestling, dove praticamente sta andando avanti il torneo per decretare la sfidante della campionessa mondiale di Impact, Tessa Blanchard. Bene, nel primo match Ace Austin vs Rhino, Ace Austin con una vittoria sporca è riuscita ad avanzare nel torneo. Intanto, poi match sempre ovviamente in chiave di storia, Dave Christ contro Crazy Steve. Crazy Steve ha vinto, ma colui che è stato sconfitto, Dave Christ, è stato tradito insieme all'altro compagno Dudley Hope. Poi sfida abbastanza divertente, come in ogni caso, tra la Tripla XL e Fallabaa e TJP. Vengono proprio questi ultimi. Rematch un po' più nudo e crudo della settimana scorsa tra il campione TNA Moose e Sayside, vinto da Moose. Poi match titolato tanto voluto da Johnny Swinger settimana scorsa contro il campione X Division Willie Mack, che però perde solo come può lui, ovvero facendo le fesserie. Però dopo il match Chris Bay e Johnny Swinger attaccano brutalmente il campione X Division. Poi altro collegamento con la palestra canadese per quanto riguarda i nord campioni di coppia, insomma. Però ci promettono novità in vista di settimana prossima. Altro match per il torneo per decretare la number one contender per il titolo mondiale, Michael Elgin contro Sami Callihan. Qui sono rimasto un po' sorpreso perché, nonostante la bella sfida combattuta da parte Sami Callihan, ad avere la meglio è stato Michael Elgin. Quindi, insomma, c'è da dire che settimana prossima avremo altre cose interessanti nella puntata di Impact. Per questa recensione, più che recensione, diciamo, resoconto dei risultati, è tutto. Alla prossima, ciao.